Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. Analizziamo ora la meditazione riflessiva. Significa semplicemente pensare, ma occorre fare ben attenzione. In genere avviene che la nostra mente pensa spontaneamente in reazione ad alcuni stimoli e sempre in forma disordinata, operando indipendentemente dalla nostra volontà e talvolta anche in contrasto. Per contro, noi dobbiamo essere in grado di formulare i nostri pensieri. Dobbiamo far sì che la mente lavori in forma coordinata e sequenziale intorno ad un tema espresso con frasi prestabilite, dette pensieri seme, di modo che si giunga ad una comprensione più chiara e più profonda degli argomenti che stiamo esaminando. Se con la concentrazione riusciamo a controllare la funzione del pensiero mantenendola nella direzione prestabilita, mediante la meditazione riflessiva dobbiamo far sì che la mente si muova lungo la direttrice da noi stessi designata. La prima condizione per sviluppare l'arte di pensare è di vigilare attentamente il processo stesso del pensiero, di accorgersi quando esso comincia a deviare sotto l'impulso delle reazioni emotive o delle associazioni meccaniche che trascinano la mente lontano dal punto di partenza. La seconda condizione è di persistere nell'approfondire il soggetto, perché dopo alcuni secondi ci sembra che il soggetto sia esaurito. Se insistiamo, gli approfondimenti successivi ci sbalordiranno. Un aiuto particolare sotto questo aspetto ci può venire dal mettere per iscritto i pensieri della meditazione e di ritornarvi successivamente e ciclicamente sopra. La meditazione riflessiva ci dà grossi vantaggi, primo tra tutti quello di divenire padroni della mente, che è un nostro strumento di cui generalmente siamo incapaci di servirci. Esercizio utile è l'applicazione della meditazione riflessiva su se stessi, perché ci porta a distinguere tra la autocoscienza o consapevolezza del sé e gli elementi componenti la nostra personalità. Ora vediamo la meditazione recettiva. È particolarmente importante, anche se la sua pericolosità è evidente. Dobbiamo innanzitutto stabilire in che cosa differisce dal tipo di meditazione precedente e per far questo immaginiamo la mente come un occhio interno. Nella meditazione riflessiva, l'occhio della mente è rivolto orizzontalmente, osserva il tema, il pensiero seme. Nella meditazione recettiva è rivolto invece verticalmente, cercando di discernere ciò che è superiore alla coscienza ordinaria. Questo tipo di meditazione deve essere sempre un'attività mentale consapevole e controllata e diversifica grandemente dalla semplice recettività psichica di influenze di carattere emotivo o immaginativo, con la quale sovente viene confusa. Deve essere sempre preceduta dalle fasi di rilassamento, concentrazione mediante adeguate letture,
disidentificazione e elevazione del centro di coscienza, onde conseguire l'atteggiamento dell'osservatore. Ottenuto tale atteggiamento, differente da quello della vita ordinaria, si passa allo stato del silenzio, che è ottenibile mediante l'eliminazione di ogni attività spontanea della mente per un certo periodo di tempo. Il silenzio è una condizione fondamentale, senza la quale non si possono registrare le influenze superiori. Raggiungere e mantenere il silenzio interno, scrive Assagioli, è un compito difficile che richiede persistenza e ferma determinazione. È un atto di volontà ben sostenuta. Il nostro meccanismo psicologico non è abituato a simile disciplina, si inalbera e cerca di sfuggirla. Un'ondata di impressioni, sensazioni, emozioni, immagini e pensieri invade il campo della consapevolezza e si inizia una lotta violenta per la sua padronanza. Non è necessario ricorrere ad un'azione drastica. Ci sono diversi mezzi che possiamo usare. Uno è il ripetere con persistenza una parola o una frase. Un altro è evocare un'immagine e tenerla ben chiara e ferma al centro di consapevolezza. Un lago tranquillo su cui si specchi l'azzurro del cielo, una vetta maestosa, un cielo stellato nel silenzio della notte. In altri casi può accadere che sopravvenga una sensazione di appesantimento e di sonnolenza. Questo deve essere evitato energicamente, perché non favorisce la ricezione di impressioni superiori e può sfociare in una forma di medianità psichica, tutt'altro che desiderabile e perfino pericolosa. Raggiunta la fase di silenzio effettivo, si ottengono le percezioni in modi differenti: visivi, auditivi, sensitivi o di contatto, ispirativi all'azione, sia durante la fase sia in periodi successivi. A questa fase deve seguire quella della registrazione, possibilmente per iscritto. Infatti, scrivendo, la percezione può essere notevolmente arricchita. Questo tipo di meditazione può anche essere eseguita come lavoro di loggia, seguendo la tecnica del silenzio libero, senza che sia stato stabilito alcun soggetto di meditazione e di silenzio con guida, cioè su un argomento o un tema predisposto. Al silenzio di gruppo dovrebbe seguire la comunicazione delle percezioni ricevute. Quanti temi esistono in un tempio? Scrive Assagioli: nella meditazione di gruppo c'è un'integrazione scambievole delle qualità, c'è una protezione scambievole contro alcuni pericoli presenti nella meditazione recettiva. C'è il grande vantaggio del controllo scambievole e della fusione dei risultati. Ma c'è di più. Un qualche cosa alquanto misterioso, ma molto reale, che è dato dalla stessa natura dei gruppi. Usando un'analogia alquanto materialistica, possiamo dire che nel gruppo avviene qualcosa di simile ad una combinazione chimica. Questo scambio di energie tra varie persone, sia pure parziale e temporaneo, crea qualche cosa di diverso e di più della semplice somma dei componenti il gruppo. Terminiamo con la meditazione creativa. Consiste nell'utilizzare le tecniche precedenti della meditazione per formulare correttamente ciò che si vuole
creare, immaginare, vivificare e diffondere. Per la pratica realizzazione della meditazione creativa si seguono sempre alcune delle fasi precedenti. Se vogliamo applicare la meditazione creativa a favorire il processo evolutivo dell'umanità, seguiremo il seguente schema. Preparazione ed elevazione del centro di coscienza. Meditazione riflessiva su alcune idee o pensieri in rapporto allo scopo creativo che ci prefiggiamo. Meditazione recettiva, onde ottenere un arricchimento del nostro campo di comprensione. Fase creativa, propriamente detta, in cui viene creata la forma pensiero, visualizzata e diffusa sia mediante l'azione interna, consistente nella visualizzazione ed irradiazione, sia mediante un'azione esterna, consistente nella realizzazione dei presupposti e delle leggi e dei principi sui quali abbiamo lavorato. Il lavoro che viene proposto con alcuni schemi può essere ovviamente eseguito anche con altri schemi e con altri scopi. In appendice pubblichiamo un estratto del verbale di un lavoro creativo eseguito da un ristretto gruppo di massoni in una città del Molise e i suoi risultati. Qui ci interessa fare ancora notare che al lavoro di meditazione riflessiva, che in pratica è quello che viene eseguito dalla maggior parte delle logge massoniche al giorno d'oggi, necessita sostituire un lavoro di meditazione creativa, che può maggiormente adeguarsi alle necessità del mondo d'oggi e caratterizzare la funzione della massoneria in forme e modi più adeguati al lento progresso dell'umanità, alla quale i massoni continuano ad appartenere, nella quale continuano a muoversi, a soffrire e a gioire.